Stiamo vivendo giorni importanti, significativi qui in Giappone, perché ricordiamo il 75esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. A dire la verità, questi ricordi si prolungano un po' in questi mesi, se pensiamo che ricordiamo anche il grande bombardamento di Tokyo, che ha fatto più vittime delle due bombe atomiche messe assieme, se pensiamo alla distruzione di Okinawa, che è stata abbandonata dall'esercito proprio perché non c'era più niente da fare. E però, come vi dicevo, ricordiamo in modo particolare le date di questa settimana qui. Ricordiamo il 6 agosto, lo sgancio della bomba atomica su Hiroshima, ricordiamo il 9 agosto, lo sgancio della bomba atomica su Nagasaki, e ricordiamo il 15 agosto, la fine della guerra, l'armistizio col quale l'imperatore cede le armi e abdica. Ecco, dicevo, sono giorni significativi. Certo che il ricordo per i cristiani va innanzitutto al febbraio del 1981, quando Giovanni Paolo II a Hiroshima fece un discorso molto chiaro sull'assurdità della guerra, sul male della guerra, sull'uso delle armi nucleari per la distruzione. E abbiamo ancora, ovviamente, vivo il ricordo del novembre 2019, la visita di Papa Francesco. Anche lui ha parlato in termini molto chiari, non solo della costruzione e dell'utilizzo, ma anche sul pensare queste armi di distruzione di massa. Anche lui ha parlato in termini chiari del male che queste armi fanno, non solo quando vengono utilizzate, ma per il fatto che i loro costi assurdi, i loro costi improponibili, tolgono del pane alla gente, fa venire fame alle persone, perché questi soldi vengono utilizzati per la costruzione di questi armamenti. Diciamo che unito a questo, noi abbiamo ancora vivo un'altra cosa, un altro evento molto importante, che è il grande terremoto del 2011 con il successivo incidente di Fukushima. Anche qui una volta il nucleare è chiamato in gioco. Certamente una cosa è il nucleare per armamenti bellici, una cosa è il nucleare per uso civile, però la nazione del Giappone è ferita dal nucleare, è ferita la terra, è ferita la gente, è ferita la memoria. Ecco che allora questi giorni ci vogliono far tanto pensare a quali sono le dinamiche fondamentali che porta la guerra e anche l'utilizzo sbagliato delle risorse che l'uomo può creare, come può essere l'energia nucleare. Allora, ecco, noi cristiani siamo chiamati, ecco, a riscoprire una bella teologia della creazione, penso. Questo rapporto molto importante fra l'uomo e Dio, questo rapporto importante nella comunità umana e questo rapporto ancora più importante che noi possiamo avere con la natura, che è la nostra casa. Ecco che allora la guerra distrugge questi tre rapporti fondamentali. Innanzitutto il rapporto con l'infinito, con Dio. Non custodiamo più questa immagine della pace, che è la pace non semplicemente l'assenza di guerra, ma è la pace come regno di Dio, come il regno che assicura la presenza di Dio ed è rassicura anche la protezione di Dio. E poi distrugge il rapporto umano. Il fratello diventa nemico, diventa un qualcuno che deve essere abbattuto perché ci fa paura, e poi appunto creano tutte le situazioni che sono collaterali con la guerra, di cui oggi ne vediamo ancora le conseguenze. E poi l'ultimo è il rapporto con il creato, la nostra casa. Ecco che allora qualsiasi guerra, soprattutto una guerra nucleare, distrugge il creato, distrugge la creazione, e di questo, come dicevo prima, il Giappone ne ha vissuto in prima persona sulla propria terra questa grande tragedia. Che bello sarebbe dire che abbiamo imparato da questo, in questo 75esimo anniversario. Eppure dobbiamo dire che non è così. Noi vediamo che in questa parte dell'Asia si sta ancora accrescendo il pericolo di una guerra, il rapporto fra il Giappone e la Corea, il rapporto con la Corea del Nord, la grande problematica del rapporto con la Corea, la Cina e il Giappone. Ecco, vediamo, sono tutte equilibri che ancora una volta si stanno spezzando. Allora, ecco, alle generazioni giovani dobbiamo fare un grande appello. Conserviamo la pace, lavoriamo per la pace, perché non è solo questione di non far guerra, ma è la questione di crearci un mondo migliore, di crearci un futuro per la nostra umanità.